intanto vorrei dire subito che Bari è molto meglio di Bruxelles, non solo perché è una città meravigliosa, abitata da tanta gente generosa che noi abbiamo conosciuto nel corso dei decenni, ma perché noi oggi abbiamo prodotto una discussione molto molto importante, carica di buonsenso, esclusivamente nei vari interventi è emerso un dato che è caratterizzato dal buonsenso, dalla ricerca dell'interesse comune, dalla capacità di mettere a valore anche le criticità più complicate. A Bruxelles non sempre è così e oggi, nonostante il clima sia cambiato nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, sono emersi alcuni problemi, alcune incertezze, poi nei dettagli, nell'applicazione concreta, i problemi di fondo riemergono e spesso, diciamo, quelle che vengono proposte come grandi volontà naufragano di fronte alla necessità di assumere impegni concreti. Io penso che noi dobbiamo partire da un dato. Negli ultimi tempi le leadership europee non hanno dato grande prova di sé. Lo abbiamo visto sulla vicenda greca, lo stiamo vedendo sulla vicenda immigrazione. Si insegue il clamore dell'evento, il direttore Tarquinio lo ha segnalato, serve una costanza, serve un'attività ordinata e ordinaria nel promuovere politiche illuminate che sappiano combinare quelli che sono i tratti fondamentali che sono emersi nella discussione di oggi. Michele, tu hai parlato di sano cinismo, ebbene io credo che noi dovremmo puntare a fare leva proprio su questo dato, perché spesso le politiche dell'accoglienza vengono raccontate come un modo per esercitare una funzione di natura caritatevole e si confonde la lungimiranza, la saldezza dei principi nei quali ci si ritrova, la volontà di garantire il rispetto della dignità della persona come un atto di natura caritatevole, quasi a voler acquisire, diciamo, una benevolenza e quindi nella logica del buonismo. Quando invece esistono tutte le condizioni perché si possano combinare il rispetto dei principi che caratterizzano le civiltà, che caratterizzano, che dovrebbero animare lo spirito europeo, che è fatto innanzitutto di rispetto della dignità della persona, con le opportunità per la crescita e lo sviluppo. Noi oggi abbiamo visitato il CARA di Bari, è un luogo animato da tanti operatori. E chi sono questi operatori? Sono ragazzi di questa città, di questa regione, che esercitano il proprio impegno professionale, svolgono la propria attività lavorativa con slancio, con partecipazione, con adesione profonda, mettendo in campo che cosa? Una capacità di costruire connessioni, di generare risorse di natura cognitiva, di beni relazionali, di fiducia che si determinano lavorando insieme e credendo in un progetto comune. Ma cos'è lo sviluppo di un territorio? Cos'è il benessere che va assicurato ad ogni essere umano se non la capacità di interagire con gli altri, di sentirsi partecipi, di fare squadra, di condividere gli sforzi? E allora, proprio in questa realtà, proprio in un momento di crisi e di difficoltà che l'Europa vive, che l'Italia in maniera più accentuata vive ancora sulla propria pelle, che il Mezzogiorno d'Italia avverte con
maggiore difficoltà, che bisogna provare a capovolgere quella criticità in una straordinaria opportunità. Esattamente quello che il presidente Emiliano ha detto: quante risorse, quante energie attraversano questo territorio e come le si possono combinare, come possa essere possibile accendere processi di generazione di nuove opportunità, di nuove ricchezze sociali, di nuove ricchezze collettive attraverso lo scambio, la relazione, la condivisione. Io penso che questo debba essere l'approccio che noi dobbiamo poter coltivare. E io seguo il giornale Avvenire, che peraltro mi piace anche nella sua impostazione grafica, non solo per i contenuti, perché credo sia stato uno dei giornali italiani più innovativi nel corso degli ultimi anni, per i contenuti ma anche per il modo di proporli. E condivido quanto il direttore Tarquinio ha detto e la scelta che ha fatto nel segnalare la posizione di quel cittadino di Treviso e anche nel segnalare la disponibilità, l'adesione, la generosità, la condivisione di quella famiglia di coltivatori che magari assaltano le barriere dell'Unione Europea per difendere i propri interessi egoistici e che poi, messi alla prova, manifestano, fanno emergere il meglio di sé. Noi dobbiamo agire perché quell'Italia emerga, perché la crisi di leadership possa essere risolta, perché un tempo erano le cosiddette classi dirigenti che indicavano i percorsi e gli obiettivi lunghi, strategici. Oggi purtroppo le classi dirigenti inseguono il senso comune, quello più bieco, quello, diciamo, immediatamente esigibile, il mercato di breve termine che alimenta un consenso effimero. Ebbene, se noi riuscissimo a dare senso all'impegno collettivo, tanto da condizionare le leadership sulle scelte di lungo periodo, daremmo un contributo grande non solo al nostro paese ma all'Europa. Sono state dette alcune cose anche molto concrete. La dottoressa Caponnetto, che ringrazio anch'io per il suo lavoro, per il coraggio e l'alta professionalità, dice: sulle richieste d'asilo oggi abbiamo vissuto insieme momenti di segnalazione di una sofferenza che si è consolidata, che è presente, che si è stratificata. Ebbene, io penso che di fronte a quelle situazioni noi dovremmo riconoscere che siamo di fronte ad un costo ripetuto, perché noi ci troviamo di fronte ad un costo rappresentato dalla sofferenza umana di chi è costretto ad aspettare tanto tempo per conoscere il proprio destino e che continua a sperare, e impegnando altre risorse, vivendo altre tensioni anche di natura emotiva circa l'accoglimento del ricorso a seguito del primo diniego, quindi un grande costo umano ma un grande costo finanziario, perché noi dobbiamo comunque garantire, comunque intervenire, comunque impegnare forze di polizia. Bisogna invece essere più efficienti, bisogna ottimizzare, perché se noi riusciamo ad agire in tempi più veloci evitiamo sofferenze. È un po' l'esperienza dei CIE che abbiamo vissuto negli anni passati, che ora per fortuna sono in fase di completo superamento. Quindi eviteremmo sofferenze umane ma anche maggiori costi per la collettività. Ma dobbiamo superare questa divisione manichea che taluni propongono anche nella logica del paese di appartenenza. Il diritto d'asilo è un diritto soggettivo, merita di essere valutato, ma insieme al diritto d'asilo c'è il diritto a vivere, e chi scappa dalla disperazione, dalla fame, ha diritto a vedere riconosciute le proprie ragioni. Per questo, non per un problema di natura ideologica, tante leggi fatte negli anni passati con altri governi
vanno mantenute perché sono utili, sono efficaci, ma le leggi sbagliate vanno cambiate. Credo sia giunto il momento di cambiarle. Noi abbiamo provato a cambiarle introducendo piccoli correttivi, è giunto il momento di superare la Bossi-Fini, è giunto il momento di aprire uno spazio di relazione, perché esattamente nella logica indicata da Michele Emiliano, anche sulla scorta della sua pregressa brillantissima attività di magistrato, tu sconfiggi la criminalità organizzata sottraendole mercato, sottraendole spazio, e se c'è la possibilità di rendere legale una operazione, una transazione, una opportunità, perché confinarla nello spazio della illegalità, producendo, generando sofferenze, disagi, diseconomie, perché si tratta anche di non corretta allocazione di risorse pubbliche e di risorse private. Noi dobbiamo aprire questo spazio di iniziativa politica perché possa incardinarsi una fase, una stagione di nuovo protagonismo della civiltà europea. Diversamente l'Europa è destinata al fallimento, non è con le limitazioni nella libertà di movimento, non è con la costruzione di muri che si costruisce l'Europa. L'Europa è nata per abbattere i muri, non per costruirli. E noi dobbiamo oggi avvertire questa consapevolezza diffondendo una nuova coscienza, una nuova volontà che prescinda e che sappia prescindere dalle appartenenze politiche, perché c'è un vissuto, un consolidato che deve appartenere alla nostra civiltà, alla nostra idea di convivenza, alla nostra idea di comune appartenenza e di comune destino, che dovrebbe poter segnare appunto lo spazio europeo. C'è tanto lavoro da fare, io penso che valga la pena impegnarsi e valga la pena promuovere da parte delle associazioni, da parte dei cittadini, le testimonianze più virtuose, perché la politica possa essere condizionata in positivo, perché si possano cogliere le opportunità. Ancora una volta, noi rispetto all'Africa subiamo i costi di un esodo biblico, e la Cina che fa? Sta comprando l'Africa, e l'Europa dov'è? È distratta, discute del dettaglio di un'operazione tecnica perché si è perso il senso della funzione comune, del ruolo che l'Europa deve esercitare nel mondo. Io sono convinto che ci sia invece tanto da fare, e l'Italia, il Mezzogiorno d'Italia, possa superare le proprie difficoltà non chiudendosi ma aprendosi al confronto, creando un sistema di relazioni, sviluppando una capacità di accoglienza e di comprensione, perché quando accade tutti avvertiamo di sentirci più ricchi, di sentirci migliori, e la Puglia da questo punto di vista ha dato un grande esempio negli anni passati, lo sta dando ancora oggi, e noi siamo convinti che saprà darlo anche in futuro attraverso il protagonismo illuminato delle realtà istituzionali di questo territorio, della regione, della città metropolitana, delle altre istituzioni. Io ho fiducia, credo valga la pena impegnarsi perché questo sentimento possa diffondersi. Grazie.